Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre. Esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Da Rita Severino abbigliamento sono partiti i saldi, dal 30 al 60%. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Buonasera e benvenuti ai telespettatori al nostro appuntamento quotidiano con il 60 News. Come sapete, settimanalmente andiamo in onda anche da questo territorio, dal Catanzarese, questa sera ancora in diretta dagli studi di Soverato, anche in diretta streaming www.telemia.it. In questa prima parte parleremo di politica. Io vi presento subito l'ospite che ho in studio. Buonasera a Giovanni Mirarchi, dirigente regionale Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Buonasera. Buonasera e grazie per l'invito. E allora, noi abbiamo intitolato questa prima parte strategia di conquista nel Catanzarese del partito, quindi sul territorio, nella provincia di Catanzaro, ma anche la ricostituzione, se vogliamo, dell'unità della destra o comunque del centrodestra. In questo caso parliamo di destra, ma del popolo ovviamente del centrodestra. Giovanni Mirarchi, quindi si parte da Soverato, ma proprio perché ci vogliamo un attimino riagganciare all'incontro che si è svolto qualche giorno fa nel comune di Soverato, per poi ovviamente proseguire su tutto il territorio. La ringrazio per la domanda che mi permette appunto di far partire il programma del partito di Fratelli d'Italia a livello nazionale, ma che si sta sviluppando a livello regionale e poi naturalmente sui territori. Pochi giorni fa abbiamo fatto una conferenza stampa a Soverato dove avevamo presentato infatti i consiglieri comunali del territorio del Basso Ionio Soveratese, a iniziare da Squillace fino a Soverato, con l'adesione appunto di consiglieri. E ricordo i nomi, a iniziare dal Presidente del Consiglio Comunale Soverato con Francesco Matozzo, poi a Montepone con Umberto Fulginiti, a Montauro con Leo Aiello e appunto a Squillace con Sandro Ruggero. E naturalmente noi non stiamo solo lavorando con i consigli comunali, ma stiamo lavorando anche su tutto il territorio della provincia di Catanzaro e nella regione Calabria in modo particolare come partito, attraverso naturalmente l'iscrizione dei simpatizzanti, quindi naturalmente anche tutti coloro che vorranno aderire a Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, e in modo particolare l'auspicio da parte dei dirigenti locali qua del territorio di Soverato e del comprensorio è quello di fare attività vera, quindi farci vedere attraverso un circolo che sarà comprensoriale e che partirà da Guardavalle fino a Squillace e comprenderà però anche il territorio delle Preserre Chiaravallese, con sede ubicata a Soverato e che noi speriamo di inaugurare nella prima decade di novembre. Quindi a partire da novembre avremo un punto di riferimento per il territorio che in questo momento noi rappresentiamo e che sicuramente servirà, perché sono tanti gli simpatizzanti e gli iscritti che hanno bisogno di incontrarsi per sviluppare quelle che sono poi le tematiche e i progetti del nostro partito. Ecco, l'obiettivo è quello quindi di ridare valore alla politica, cercando anche di disintegrare un po' quella politica malsana che non ha fatto evidentemente il proprio dovere. Ecco, parlava del circolo che si vuole comunque costituire. Il portavoce cittadino di Soverato, Giuseppe Pellegrino, parlava di ritornare alle sedie.
Sì, effettivamente una delle componenti principali di Fratelli d'Italia è l'Alleanza Nazionale, che poi, tra virgolette, come dice il nome, richiama Alleanza Nazionale, è proprio quello di ritornare a fare la politica con la P maiuscola attraverso le sedi, attraverso il confronto. E lo scopo di Fratelli d'Italia è avere un mix tra l'esperienza delle persone, come il sottoscritto, che hanno qualche anno in più rispetto ai giovani, perché poi Fratelli d'Italia è soprattutto un partito di giovani, di ragazzi, di ragazze che ancora sentono il bisogno, malgrado un clima di antipolitica che i dati lo mettono in evidenza, perché quando non va a votare oltre il 40% degli aventi diritto significa che c'è un clima di sfiducia. Il nostro partito è un partito di quelli che ha deciso di fare passi in avanti, nel senso che non ha voluto più far parte di quello che era la coalizione di centrodestra, ha deciso di rappresentare la destra. Poi sappiamo che il sistema di voto in questo momento in Italia non è bipartito come bipolarismo, quindi è chiaro che noi faremo parte poi di una coalizione che sarà di centrodestra, ma all'interno di questa coalizione è chiaro che Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, con la sua identità, è un partito molto identitario, vuole mettere dei paletti e far capire agli alleati quali sono i concetti su cui si sverte il nostro partito, che poi sono concetti fondamentali, semplici, ma che sono il partito della patria, della famiglia, dei valori della coerenza, della meritocrazia, dell'impegno, del lavoro, della meritocrazia, cioè tutti segnali che negli ultimi 30 anni purtroppo sono andati sempre più perdendosi, e questo non è un bel segnale da parte nostra. E vediamo che c'è invece un grande ritorno sotto questo punto di vista quando si lavora bene, quando si fa la politica, come dicevamo prima, con la P maiuscola, stando soprattutto a contatto con la gente, quindi nei territori, perché poi noi, il nostro è un partito, il partito di popolo, noi siamo, non siamo una destra elitaria, noi siamo una destra sociale, siamo una destra che è abituata anche attraverso i consiglieri ad amministrare, quindi con le persone che hanno avuto mandato direttamente dal popolo. Siamo a livello di partito, saremmo proprio per avere un presidente eletto direttamente. Queste sono le tematiche che vorremmo portare avanti. Ecco, i vostri appunto alleati naturali, centrodestra, quindi Forza Italia sostanzialmente. Sì, diciamo perché che poi a livello regionale c'è questo discorso che NCD è con sì, diciamo che NCD a livello nazionale. A livello regionale c'è adesso sì, la giunta tecnica. A livello di Regione Calabria siamo sicuramente, anzi noi purtroppo in questo momento non siamo rappresentati, perché non siamo riusciti ad avere un rappresentante che ci rappresenti a livello regionale in consiglio. Però diciamo che a livello nazionale vogliamo anche uscire da questo discorso, dove ci sono per esempio un partito come l'NCD che a livello nazionale governa col PD, poi magari in Regione Lombardia col centrodestra, poi però in un'altra regione col centrosinistra. Quindi noi vorremmo fare anche chiarezza, anche perché gli elettori vogliono chiarezza. Noi vorremmo un centrodestra che ha dei programmi che non possono essere, perché quando si dice che siamo tutti uguali, ecco là scatta subito da parte nostra il segnale: no, non siamo tutti uguali, ci deve essere una differenziazione tra destra e sinistra, data anche soprattutto dai progetti e dai programmi. E su questo mi sembra che la nostra leader, che tra parentesi è una donna giovane come Giorgia Meloni, i segnali li ha dati veramente importanti, e fa capire perché chi è iscritto, è simpatizzante o aderente a Fratelli d'Italia ha un programma con dei principi e con dei valori. Ecco, nuove nomine politiche, dicevamo sul territorio, ritorniamo un attimo al sì. Nostro territorio, quindi alla provincia di Catanzaro, puntando sui giovani. In effetti in sala l'altro giorno di giovani ne abbiamo visti, sì. Abbiamo visti tanti. Innanzitutto la presenza di consiglieri comunali che, come stavo dicendo nel ragionamento prima, sono eletti già dal popolo e quindi rappresentano già... dal punto di vista sono giustificate, quindi non sono persone che vengono messe, nominate da qualcuno, e quindi sono rappresentanti del popolo, e quindi attraverso naturalmente i consiglieri comunali si può poi attraverso i circoli, quindi sul circolo comprensoriale, fare attività e permettere questo mix che dicevo prima, praticamente alle persone come il sottoscritto, quelli che hanno qualche anno di più, che però hanno un'esperienza positiva della politica, a trasmettere quei valori importanti e fondamentali ai giovani che invece hanno quell'entusiasmo e quella voglia e quell'idea di cambiare prima la nazione,
poi la regione e in modo particolare il nostro territorio, perché è quello che noi dovremmo tutti insieme riuscire a fare. Speriamo naturalmente con il contributo appunto di questa ventata di gioventù di poter far cambiare soprattutto la nostra terra, perché poi noi parliamo in questo modo particolare della terra di Calabria, una regione Calabria, e apro una parentesi, che ha avuto appena adesso il via libera dalla Unione Europea con uno stanziamento per il POR 2014-2020 di circa 2,37 miliardi e quindi una cifra importante, che probabilmente sarà l'ultima volta che avremo la possibilità di utilizzare questi fondi, e quindi l'auspicio da, non solo da dirigente del partito ma da calabrese, è che finalmente si possano spendere tutti questi fondi e indirizzarli però in discorsi strategici importanti, perché troppe volte la Calabria ha disperso una serie innumerevoli di progetti e di fondi senza poi avere un ritorno importante sul territorio. Questa è una delle tematiche che anche come partito noi vorremmo, tant'è vero che nella conferenza programmatica che andremo ad affrontare a dicembre, uno dei tre punti cardine che vorremmo sviluppare è per esempio proprio l'asse dei trasporti per la terra di Calabria, che è una regione bellissima che passa tra la costa ionica e la costa tirrenica, 700 km di coste, ferrovie, porti, e dovremmo avere molto di più, e invece facciamo una fatica veramente incredibile, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture, perché sia come porti che come aeroporti che come strade siamo sempre penalizzati. Su questo dovrebbe la Regione Calabria lavorare molto, ma molto di più, e avere una cabina di regia unica. Infatti, lei dirigente regionale, come dicevamo, ha sicuramente un'attenzione per questa fetta di territorio, il Basso Ionio Catanzarese, tra l'altro lei è proprio di queste zone, quindi sicuramente ci sarà, perché è un territorio sicuramente lasciato ai margini da troppo tempo, sì, non c'è mai stata una rappresentanza politica. Sì, diciamo che oltre al ruolo di dirigente mi permetto di dire che mi sento legato al territorio come ex amministratore, certo, perché avendo fatto il sindaco a Isca per due mandati, consigliere provinciale, assessore, quindi ho vissuto in prima persona, e quindi sono una di quelle persone che vive il territorio e conosce il territorio, quindi secondo me, anche come naturalmente noi come partito puntiamo nei vari territori, perché poi per esempio la provincia di Catanzaro la suddividiamo naturalmente nella zona lametina, nella zona catanzarese, diciamo nel comprensorio del Veratese, però poi tutti uniti dobbiamo lavorare per far sì che questa regione e questa provincia in modo particolare, che poi ricordiamo che Catanzaro è il capoluogo di regione, quindi è giusto che abbia quello scatto d'orgoglio. Naturalmente in questo caso abbiamo anche pochi rappresentanti. Noi fa piacere che è stato eletto consigliere regionale Arturo Bova, che è un consigliere del territorio, perché bene o male è di Amaroni, quindi rappresenta, però sembra strano che una città come Soverato e il suo comprensorio non riescano mai ad avere un consigliere regionale che possa effettivamente, come mi diceva nella sua domanda, mettere in evidenza le problematiche del territorio. Il nostro partito naturalmente insieme agli alleati spera di poter lavorare e di far sì che nel futuro, quando ci saranno poi le prossime elezioni, si abbia la possibilità di eleggere un candidato, quindi un consigliere del territorio, che metta in evidenza quali sono le problematiche, che purtroppo sono tante. Ecco, rispetto proprio alle prossime scadenze elettorali, come vi ponete? Ma diciamo che effettivamente lei sa benissimo che per quanto riguarda questa provincia sono pochi i comuni sopra i 10.000 abitanti, quindi naturalmente nei comuni sotto i 10.000 abitanti è difficile fare liste di partito, quindi è probabile che nella prossima scadenza elettorale a livello di amministrative, tranne Chiaravalle, che è una città e quindi dove ci potrebbe essere la possibilità di fare una lista di partito, tutte le altre realtà sono più piccole, quindi probabilmente ci saranno delle liste civiche. Noi naturalmente auspichiamo anche all'interno di queste liste civiche di avere innanzitutto prima un'idea progettuale, quindi fare una lista con persone anche di estrazione diverse, ma che abbiano però dei progetti, delle idee e dei contenuti tutti insieme, che siano fattibili e che siano attuabili per far crescere il singolo territorio ma anche il comprensorio, perché se siamo in Europa io direi che oggi bisogna lavorare soprattutto come comprensorio. Quando parlo di macro area, ecco perché anche abbiamo deciso di fare un circolo comprensoriale, proprio perché si deve lavorare in sinergia. Non ha senso che sta bene Soverato e poi il comprensorio ha problemi. Dobbiamo lavorare tutti insieme, perché tutto il Basso Ionio alla fine siamo 40.000 abitanti,
un buon quartiere di Roma. Certo, ecco, si diceva anche l'altro giorno, si sottolineava il fatto che comunque la politica adesso come adesso non può più dare ma deve ricevere, e quindi in discorso come volontariato, come idee, deve essere un laboratorio di idee, una fucina proprio di idee, perché oramai sono passati i tempi. Certamente, d'altra parte noi siamo proprio un partito che non ha sponsor di nessun genere, quindi noi lavoriamo da sempre sotto questo punto di vista, tant'è vero che noi abbiamo tante iniziative anche proprio come partito, che la nostra leader Giorgia Meloni sta naturalmente attuando a livello nazionale, ma che poi di conseguenza si dividono sui territori regionali e quindi anche su quelli locali, dove mettiamo in evidenza per esempio il discorso legato in questo momento alla campagna che stiamo facendo in Italia, prima agli italiani, perché non che, e su questo ci tengo a fare un passaggio, perché molte volte la gente ci considera o ci classifica come un partito razzista. Noi non siamo assolutamente un partito contro, noi siamo per, e questa è una cosa importante, noi siamo per gli italiani, perché secondo me noi siamo in Italia e quindi è giusto che prima i cittadini italiani stiano bene. Quindi se c'è la possibilità di dare una mano, prima la dobbiamo dare agli italiani, tant'è vero che partiamo adesso con delle iniziative dove voi sapete che associazioni di volontari, Caritas, parrocchie stanno facendo un sacco di, stanno dando una mano a tanti concittadini, tanti connazionali che purtroppo per una crisi che si è avuta negli ultimi 10 anni non riescono più ad arrivare a fine mese, e quindi anche noi partiamo con un'iniziativa, con delle possibilità di fare raccolte di indumenti, di generi alimentari come partito, per dare una mano agli italiani. Questo non significa che se c'è la possibilità di dare una mano anche alle persone che non sono italiane e che vengono in modo non clandestino in Italia, poi naturalmente queste persone devono essere accolte come cittadini italiani, quindi devono essere la possibilità di avere una tessera sanitaria, devono avere la possibilità di lavorare e non fare lavoro nero, perché poi tutte le persone che vengono in Italia e non hanno la possibilità di essere aiutati dal punto di vista legale, poi vanno solo ad arricchire purtroppo quella microcriminalità che, perché devono per forza sostentarsi pure loro e hanno bisogno di farlo. Per fare questo però naturalmente anche noi dobbiamo mettere dei paletti. Penso che il partito è concorde su queste posizioni, che noi dobbiamo regolare dei flussi, cioè abbiamo bisogno sicuramente, anche perché ci sono dei tipi di lavori che gli italiani non fanno, facciamo entrare le persone con le caratteristiche di cui in questo momento l'Italia ha bisogno e mettiamole in condizione che possa però vivere in modo legale. E naturalmente poi questa è una crisi che sta avvolgendo non solo l'Italia ma l'intera Europa, guardate quello che sta succedendo, però un conto è capire chi viene qua perché ha problemi economici e quindi è una migrazione economica, e un conto che invece chi scappa dalle guerre. Sotto questo punto di vista massima solidarietà, perché questo il partito l'ha sempre detto, noi dobbiamo dare una mano a tutti coloro che stanno male, che scappano dalle guerre, e naturalmente però dovremmo insieme all'Europa, e qui aprire una parentesi su quello che è il ruolo dell'Europa, che in questo momento a livello di immagine non è ben vista, perché purtroppo l'Europa è una sola Europa monetaria e non un'Europa che abbia un'idea unica dal punto di vista per esempio della manovra per quello che riguarda l'idea degli esteri. Noi continuiamo a avere politiche degli esteri singole di paesi come la Germania, come la Francia, come la Spagna, che sono completamente diverse da quelle dei paesi del nord Europa. Tutta questa serie di problematiche naturalmente poi sfocia per questioni di territorio nei mari, sulle coste, e che vede in modo particolare naturalmente Sicilia e Calabria in prima accoglienza. Noi poi calabresi per natura siamo un popolo che ha sempre avuto la capacità di accogliere, però l'accoglienza deve essere per forza regimentata, non si può andare avanti in questo modo. Ecco, questo discorso dell'accoglienza che ha fatto, avete in comune qualcosa allora con la Lega Nord? Ecco, come la vede una possibile alleanza con... Ritorniamo a livello nazionale, Forza Italia, tanto criticata da Alfano. Sì, alcuni concetti della Lega sono sicuramente, perché anche loro difendono, certamente loro nascono con un'identità più territoriale, adesso naturalmente Salvini sta facendo anche operazioni in modo che non sia più una Lega padana, una Lega del Nord, e quindi sta cercando di coinvolgere l'intero territorio nazionale, però su alcune tematiche importanti,
giorni a Bologna ci sarà un incontro dove parteciperà una riunione dove ci sarà la presenza anche di Giorgia Meloni con Matteo Salvini, quindi ci sono dei punti di contatto, però noi siamo un partito, la Lega è un altro, certo, partito. Naturalmente in una coalizione è chiaro che è molto più facile che noi potremmo avere un accordo con la Lega di Salvini che con l'NCD di Alfano se continua a perorare le cause di Renzi. Tra l'altro Salvini mi sembra che appoggerebbe anche adesso per la possibile candidatura di Giorgia sì, Meloni, diciamo, sindaco che di Roma. Se dovesse scendere in campo e eventualmente ci fosse la possibilità di candidare Giorgia Meloni, io penso che in questo momento per quanto riguarda il centrodestra non ci sia figura migliore da spendere nella città di Roma che quella della nostra leader Giorgia Meloni. Ecco, ritorniamo un po' al discorso soveratese, prettamente soveratese. Comunque Soverato è la terza città della provincia di Catanzaro, comune capofila del territorio, quindi le problematiche le conosciamo. Voi tra l'altro avete appoggiato anche la campagna elettorale, insomma, delle ultime elezioni. Ecco, il discorso, ecco, intanto pochi giorni fa è stato approvato il piano di riequilibrio, sappiamo insomma le problematiche che vive Soverato a livello economico-finanziario, quindi approvato un piano comunque che era dell'amministrazione Alecci precedente, quindi voi l'anno scorso eravate comunque contrari, ovviamente avevate un consigliere in minoranza, consigliere che non fa più parte adesso del partito, quindi oggi possiamo dire che oggi Fratelli d'Italia sostiene quello che l'anno scorso contrastava sostanzialmente? Ma su questo non sono d'accordo, nel senso che naturalmente mentre l'anno precedente noi facevamo parte di una coalizione di centrodestra con una lista costituita appunto insieme a Forza Italia e altri UDC, quindi era sì, proprio la classica lista di partito, naturalmente voi sapete meglio di me che sono andate le amministrative a Soverato, questa volta c'erano a scontrarsi liste civiche, anche se poi naturalmente all'interno delle liste civiche ognuno ha la sua ideologia, addirittura la lista contrapposta a Cambiamenti c'era il simbolo del PD oltre al movimento oltre. E quindi però sono due cose completamente diverse. Noi naturalmente a livello di partito abbiamo ritenuto di appoggiare la lista Cambiamenti perché c'erano delle persone sicuramente e poi naturalmente persone come Francesco Matozzo che hanno deciso di aderire ufficialmente a Fratelli d'Italia, ma c'erano anche altre persone che erano di area di centrodestra e quindi abbiamo ritenuto giusto appoggiare questa lista. Poi quello che si sviluppa per quanto riguarda le specifiche conseguenze, quello che sta succedendo in questa fase a Soverato, che è molto dibattuta, però è un problema abbastanza serio perché quando si tratta di affrontare il bilancio sapendo che ci sono una serie di situazioni economiche evidenti, per dire rispetto all'anno scorso, giusto per giustificare dei passaggi, non era arrivata per esempio la sentenza Caminiti che è arrivata in questi ultimi mesi, quindi anche diciamo che la massa economica del debito è aumentato, una serie di situazioni che si sono create. Ricordiamo che naturalmente nei vari passaggi dell'amministrazione da Alecci la prima a questa attuale ci sono stati dei commissari, sia prima che uno il secondo, due commissari che non hanno neanche loro fatto immediatamente quello che magari molti cittadini pensavano che era meglio andare subito in dissesto finanziario e partire con una fase nuova. Quindi diciamo che per quanto riguarda il discorso prettamente locale, noi come partito non ci permettiamo di entrare in merito. Riteniamo che in questo momento i consiglieri all'interno della maggioranza insieme alla Giunta stanno lavorando e quindi se ritengono che in questa fase bisognava fare quei passaggi, noi riteniamo che sia giusto. Quindi quale così linea politica lei dà al Presidente del Consiglio ad esempio? Ma a parte che lei sa che il Presidente del Consiglio in questa fase deve essere super partes, sì, e quindi, però è l'espressione sì, espressione della maggioranza. È chiaramente che è espressione di maggioranza e chiaramente essendo iscritto e aderente a Fratelli d'Italia è chiaro che Francesco Matozzo persegue quelle che sono le idee principali del partito, ma su un discorso specifico come può essere il bilancio, non ci può essere mai Fratelli d'Italia che può dettare i passi a quello che è la fase attuale, quindi
su altre tematiche sicuramente Francesco Matozzo seguirà all'interno, ma continuo a dire, quando si parla di liste civiche è chiaro che prima viene la lista e quindi il gruppo, e poi viene naturalmente il discorso relativo al partito, nel senso che il partito ha delle idee che sono a livello nazionale e che poi vengono sviluppate sul territorio, e su questo naturalmente Francesco, come tutti gli altri consiglieri che sono facenti parte di Alleanza Nazionale Fratelli d'Italia, continuerà a svolgere su questo territorio. Ecco, la trattengo ancora una manciata di minuti. Nel comunicato che avete inviato per dare poi l'appuntamento alla presentazione appunto dei nuovi portavoce e dei consiglieri eletti, c'era scritto appunto della ricostituzione dell'unità della destra superando polemiche e frammentazioni, perché in realtà poi sicuramente alcuni partiti, io parlo proprio a livello locale, sono stati dilaniati proprio da queste frammentazioni, da queste queste frammentazioni interne appunto che sì, ci sono state. Sì, questo purtroppo quello che è successo a livello nazionale. Perché poi rispetto, ecco, a Forza Italia ad esempio, asseverato che attualmente non ha una connotazione ben precisa. Ecco. Sì, diciamo, quello che è successo a livello nazionale, piano piano le ripercussioni sono scese a livello regionale e a livello locale, perché naturalmente una volta che eravamo PDL, quindi eravamo un partito unico, si ragionava in un certo modo. Con una serie di passaggi, con una serie di nuovi partiti all'interno del centrodestra che si sono costituiti, naturalmente è cambiato un po' anche l'asse e l'orientamento. Noi abbiamo fatto una scelta ben precisa e l'abbiamo fatta, tra virgolette, di questo devo dare atto a Giorgia Meloni e ai nuovi parlamentari, perché ricordiamo in questo momento noi abbiamo solo una pattuglia di 9 parlamentari alla Camera, al Senato neanche siamo rappresentati, che hanno deciso autonomamente prima delle elezioni di uscire dalla coalizione che era la PDL, rischiare in prima persona, perché presentarsi ad elezioni a meno di 2 mesi con un nuovo partito come Fratelli d'Italia significa avere coraggio e soprattutto non tenere alle poltrone, e questo l'abbiamo dimostrato con i fatti, perché per noi la politica non è la poltrona. Una serie di passaggi che si sono sviluppati anche negli ultimi casi, perché noi quando dicevamo che c'era qualcosa che non andava all'interno di Forza Italia, e poi i risultati a livello nazionale si sono visti, perché quando è uscita la componente di Fitto, da pochi giorni avete visto il nuovo gruppo che si chiama ALA e che dove ci stanno dentro quelli di Verdini, cioè sono passati già, tra virgolette, questi appoggeranno probabilmente il PD di Renzi e quindi una parte del governo, una serie di situazioni che a noi non piacevano. Se vogliamo vincere le elezioni a livello nazionale è chiaro che bisogna avere una linea completamente diversa da quella del passato, ma creando un gruppo coeso con delle persone che però ragionano con uno stesso obiettivo, quindi non si può tenere 2 piedi nella stessa scarpa, quindi quando si dice che bisogna avere un centrodestra deve esserci un centrodestra. Naturalmente noi all'interno del centrodestra rappresentiamo la destra, perché noi siamo, certo, un partito di destra, partito questo di è destra. Molto chiaro. Ecco, frammentazione o comunque un partito dilaniato, parliamo sempre di Forza Italia, e si sono visti i risultati anche nella scorsa campagna elettorale dove non si è costituita proprio una lista di centrodestra. Sì, non si è riuscita a costituire, ma d'altra parte se vogliamo fare anche un po' di critica, che in questo momento noi non possiamo fare ufficialmente perché non siamo rappresentati a livello regionale, però devo dire che anche a livello regionale in questa fase non c'è una grossa presenza da parte della minoranza. Devo dire che la persona che in questo momento grida di più contro il governatore è Vandaferro, che poi per una legge regionale così strana e che a fine novembre dovremmo avere qualche responso su questo discorso, e la persona che doveva essere in consiglio regionale e che invece non c'è, e che malgrado non ha titolo in questo momento, continua a parlare mettendo in evidenza quello, perché ormai fra pochi giorni siamo a un anno dalle elezioni regionali e ahimè mi sembra che questa giunta Oliverio dice ben poco, al di là che è una giunta che di politica c'ha poco, perché è partita azzoppata, ha fatto delle nomine esterne, l'unica nomina esterna sappiamo tutti poi com'è finita, ha dovuto revocare, è in continuo conflitto perché poi è stato bloccato perché ci sono dei problemi,
ha deciso di fare una lista sicuramente di persone e professionisti validi, ma la politica, per come la intendiamo noi, deve essere fatta soprattutto sì dai consiglieri, ma anche da una giunta che sia politica, e in questa fase io di politico vedo ben poco. Noi come Fratelli Italia avremmo voluto essere presenti in Consiglio regionale per fare molto più opposizione. In questa fase vedo singoli interventi, come possono essere quello di Tallini o di qualche altro consigliere, ma non vedo un gruppo coeso che in questo momento lavori sotto questo punto di vista, e di questo purtroppo dobbiamo fare mea culpa. Ecco, diciamo, possiamo dire che la ricostituzione comunque della destra, del centrodestra, parte da Fratelli d'Italia? Noi ci prendiamo questo, sicuramente questo onere, anche questo impegno, di voler innanzitutto prima con Forza Italia, ma poi anche con altri soggetti, perché noi siamo convinti che anche se noi siamo di destra, questo non significa che noi siamo settari o siamo populisti. Noi siamo una destra moderna, siamo una destra sociale che pensa alle cose veramente importanti per questo paese, e siamo soprattutto per il popolo e con il popolo, e non possiamo continuare a vedere un'Italia bistrattata in questo modo, e dobbiamo assolutamente avere veramente un cambio, e il cambio si potrà avere solamente se noi torniamo ad amministrare a livello nazionale, a livello regionale e a livello locale. Destra non moderata? Destra moderata. 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 Noi siamo moderate. Perfetto. Perché? E concludiamo allora con le iniziative magari sul territorio, ecco, ritorniamo magari a parlare della nostra provincia di Catanzaro, le prossime iniziative a parte l'apertura del circolo intercomunale. Sì, come ho già detto precedentemente, naturalmente in provincia di Catanzaro adesso nel mese di novembre ci saranno una serie di iniziative da parte sia dei coordinatori cittadini di Catanzaro che dei coordinatori di Lamezia, quindi anche dalla parte non solo del catanzarese ma anche dell'ametino, e tutto sfocerà naturalmente poi in questa assemblea regionale, perché il commissario regionale Kappler vuole nella prima settimana di novembre fare una riunione di tutti gli eletti, di tutti gli iscritti, di tutti i simpatizzanti, e fare una due giorni dove affrontiamo i problemi della Calabria e vedere come poter contribuire per il futuro a far crescere questa terra di Calabria e naturalmente tutti i corregionali. Bene, noi la ringraziamo, avremo modo magari di vederci in altre occasioni. Sono io che ringrazio voi per la possibilità che ci avete dato di parlare di Fratelli d'Italia, e invito tutti gli iscritti e simpatizzanti del territorio a ricordare che a breve inaugureremo il circolo di Soverato, e quindi partiremo con una serie di iniziative importanti. Grazie. E a tutti coloro che si riconoscono nella destra, ovviamente. Naturalmente, soprattutto. Bene, salutiamo allora Giovanni Miracchi, politico di lungo corso, ho dimenticato di dirlo nella presentazione. Amministratore. Amministratore. Mi sento un amministratore. Un amministratore lungo corso, in ogni caso dirigente regionale di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Arrivederci allora ai prossimi incontri che sicuramente grazie. Ci saranno. Ed eccoci ritrovati nella seconda parte del nostro 60 News insieme all'ideatrice nonché al direttore artistico del Festival d'Autunno, quest'anno 13ª edizione, che ha come tema l'anima del Sud. È un omaggio quindi al Sud, ai suoi artisti, alle sue tradizioni e alla sua musica. Benvenuta Tonia Santacroce, buonasera. Grazie. E allora, dicevamo, 13ª edizione, il festival è già partito il 26 settembre proprio con un omaggio alla terra del Sud, in questo caso alla Puglia, perché si è ballato la Taranta, quindi una grande festa dedicata alla Taranta in piazza Prefettura Catanzaro con Antonio Castrignanò. Per proseguire, poi adesso lo faremo insieme a lei con altri appuntamenti, appunto dicevamo l'anima del Sud, quindi una scelta in controtendenza quest'anno. Sì, quest'anno appunto ho voluto dedicare il cartellone della 13ª edizione ai più rappresentativi artisti del Sud Italia, a coloro che hanno portato la nostra musica in tutto il mondo, e proprio per questo motivo appunto ho voluto inaugurare con la Notte della Taranta, che ogni anno a Melpignano con il gruppo di Antonio Castagnanò ed alcuni super ospiti riesce a coinvolgere ben 200.000 spettatori, e quindi in piazza Prefettura è stata proprio una grande festa musicale con il pubblico di tutte le età, dai 5 ai 90 anni, che ballava appunto la Taranta,
e quindi uno spettacolo molto coinvolgente, come sono d'altronde tutti quelli che seguiranno anche nel cartellone, che si concluderanno poi a metà novembre. E allora il prossimo appuntamento è molto atteso, c'è un sold out già da diverso tempo, è quello con Franco Battiato, un artista dalla versatilità, insomma, che tutti conosciamo, un artista siciliano, un cantautore, e quindi si è in attesa di questo evento al Teatro Politeama nei prossimi giorni. Sì, sabato prossimo appunto il 24 ottobre ci sposteremo nel Teatro Politeama con Franco Battiato, che è appunto è un artista unico nel suo genere, perché non c'è stile musicale che in 40 anni di carriera non abbia percorso, appunto dall'avanguardia musicale all'etnica, alla musica leggera, all'opera, alla classica. Veramente ospitare Franco Battiato è un grande onore per il Festival d'Autunno, perché concederà l'unico concerto previsto per tutta la stagione, e quindi abbiamo avuto proprio richieste provenienti da tutta Italia. Catanzaro sarà il baricentro sabato prossimo appunto del pubblico, dei fedelissimi di Franco Battiato, che proverranno veramente da tutta Italia, con un sold out che è stato già annunciato 2 settimane fa e che quindi, diciamo, ci inorgoglisce nel presentare appunto questo artista così poliedrico, così raffinato e così attento alle sperimentazioni musicali, che tuttavia a Catanzaro proporrà un concerto pop accompagnato appunto dalla sua band tradizionale, un concerto pop con i più grandi successi della sua carriera. E quindi attesissimo naturalmente, e appunto rimaniamo in tema di artisti conosciuti a livello internazionale, perché l'appuntamento poi successivo a quello di Battiato sarà Albano, quindi voglio dire un artista davvero molto popolare, conosciuto in tutto il mondo. Albano appunto il 31 ottobre, sempre nel Teatro Politeama, ci regalerà 50 anni di successi. Non poteva mancare in un cartellone appunto dedicato al Sud Italia Albano, perché la sua voce strepitosa veramente ha portato in tutto il mondo la melodia italiana. Infatti si presenterà con la sua band, con il numeroso coro, proponendo appunto i suoi grandi successi, e c'è veramente moltissima attesa da parte dei suoi fan, perché le sue apparizioni in Calabria sono veramente molto centellinate. E allora concludiamo questa carrellata poi con l'ultimo appuntamento di questa sezione, perché poi parleremo anche delle sezioni collaterali, diciamo degli eventi collaterali, con una band proprio che incarna poi quello che è il titolo di questa edizione, L'Anima del Sud. Ce ne vuoi parlare? Sì, il 7 novembre appunto avremo un concerto unico che ho creato appositamente per il Festival d'Autunno, sempre appunto in omaggio al Sud Italia. Ho incluso in cartellone queste due band storiche nel panorama rock italiano, e sto parlando appunto degli Osanna e dei Napoli Centrale, con il loro leader appunto James Senese. Sono due band storiche perché sono due band rock, che quindi partono dal rock anglosassone ma lo miscelano con la melodia napoletana, poiché sono entrambe due formazioni partenopee. A parte, quindi hanno un sound veramente particolarissimo, e poi mi preme anche sottolineare la loro vicinanza a Pino Daniele, in particolare famosissimo appunto il rapporto di amicizia e professionale che unì James Senese con Pino Daniele. Ricordiamo che il grande artista napoletano deceduto appunto iniziò a muovere i suoi primi passi proprio nel gruppo di James Senese come bassista, e dopo la loro collaborazione durò appunto per tutta la carriera di Pino Daniele. Quindi i Napoli Centrale appunto proporranno anche un omaggio alla musica di Pino Daniele, quindi sarà un concerto veramente unico al mondo, proprio perché è stato voluto fortemente e creato appositamente per il festival. E anche gli Osanna, appunto, ricordiamo che il loro leader Lino Vairetti ha scritto moltissimi testi per Pino Daniele, sono tra l'altro una formazione che giunge per la prima volta in Calabria, e sono, a parte che per il loro sound particolare, appunto sarà bello anche da vederli, perché la cifra che li caratterizza è anche la grande teatralità. Quindi ricordiamo la data di questo 7 novembre, James Senese e Napoli Centrale con gli Osanna.
Bene, ma Festival d'autunno non è soltanto musica, parlavamo di sezioni collaterali, quindi di altri eventi che caratterizzano questa kermesse. Quest'anno, ogni anno c'è un tema particolare proprio legato magari all'attualità, quest'anno si sceglie il cibo proprio in occasione di Expo 2015. Parliamo anche di questo aspetto. Sì, siamo proprio nella settimana diciamo, di realizzazione della sezione collaterale, il cui titolo è Cibo e Arte, Eccellenze d'autore in scena. Sono appunto 10 appuntamenti che si tengono nei luoghi storici della città di Catanzaro, quindi abbiamo voluto da un lato valorizzare appunto i posti più belli della città di Catanzaro, il Museo San Giovanni, vabbè, oltre che il Politeama, che è la sede della sezione spettacolistica, e quindi dicevo il Museo San Giovanni, la Biblioteca Comunale, la Camera di Commercio, che è uno degli edifici storici per antonomasia della città, e appunto la caratteristica è che abbiamo voluto proporre il tema caro ad Expo, Nutrire il pianeta, però in una maniera particolare, approfondendolo dal punto di vista sociologico, teatrale, cinematografico ed economico, con dei focus sui singoli, diciamo, sulle singole problematiche. Abbiamo già avuto martedì scorso, 20 ottobre, diciamo, la prima conferenza tenuta dal sociologo Cleto Corposanto, che è appunto il preside della facoltà di sociologia dell'Università Magna Grecia, e che appunto ha introdotto il tema con questa sua lectio magistralis dal titolo Il cibo e anche arte. E dopodiché abbiamo avuto appunto mercoledì 21 nel complesso monumentale del San Giovanni un triplo appuntamento proprio centrato sulle tradizioni calabresi, con Massimo Tigani Sava, appunto, che ha parlato proprio della storia delle tradizioni calabresi, con il contributo di Enzo Monaco, che è presidente dell'Accademia del Peperoncino, e poi abbiamo chiuso con una sezione molto interessante a cura dell'antica Congrega dei Tre Colli, che appunto si è reduci dal successo avuto nella trasmissione di Chef Rubio, appunto hanno descritto proprio la storicità del piatto tradizionale calabrese per antonomasia, che è il morzello, e questo è stato, diciamo, caratterizzato anche dall'esibizione dell'attore Piero Procopio, che a proposito delle dissertazioni proprio sul tema della catanzaresità, e tutto si è concluso poi con una degustazione dello chef Massimiliano Cartaginese, che tanto successo avuto a Expo nelle scorse settimane. Quindi musica, ma non solo, al Festival d'autunno, che ormai dicevamo 13 anni che vive, che esiste, e quindi è un evento, si classifica come un evento storicizzato, che si avvale comunque della partnership di sponsor ormai storici, diciamo, dalla Camera di Commercio già citata ad altri, ma sì. Quest'anno è anche stato realizzato con il bando di Por Calabria, se non sbaglio. Sì, è il settimo anno che il Festival d'autunno è beneficiario del bando Porfesr per gli eventi storicizzati. È molto importante appunto che avere questo supporto, poiché consente appunto di avere delle programmazioni sempre attente, appunto di proporre degli eventi che riescono poi ad interessare il pubblico non solo catanzarese, ma proveniente appunto da tutta la regione e anche da fuori regione, e poi appunto avere questi approfondimenti culturali, che ricordiamo sono a titolo gratuito. E tra l'altro appunto avremo, proprio a proposito della Camera di Commercio, venerdì 23 appunto avremo questi due appuntamenti dedicati al business del gusto, in collaborazione con l'Università Magna Grecia. Affronteremo prima la parte relativa al business dell'industria agroalimentare e la sicurezza alimentare, che è così importante, e poi passeremo dalla teoria alla pratica con appunto una conversazione con i rappresentanti delle più importanti aziende agroalimentari calabresi, quindi teoria e pratica. E poi mi piaceva sottolineare anche la parte dedicata ai bambini. Quest'anno Festival d'autunno propone ben 3 appuntamenti dedicati ai bambini, appunto il cinema, le fiabe a merenda, che si terranno sabato
24, in cui ogni bambino appunto diventerà protagonista di una favola e quindi non solo passivo ascoltatore. E poi il 15 novembre proporremo appunto una nostra produzione originale, C'era una volta, le fiabe di Letterio di Francia, che mi piace sottolineare per tre motivi. Il primo motivo appunto è che contribuiamo alla divulgazione di questo importantissimo umanista calabrese del secolo scorso, appunto Letterio di Francia. Il secondo motivo è che per la prima volta andranno in scena appunto le sue fiabe, che sono state edite da poco, fiabe interessantissime che hanno una versione in italiano e una in dialetto. E la terza, che a portarle in scena sarà Teatro Incanto, che appunto è una compagnia teatrale calabrese di grande bravura, perché una delle finalità del festival è anche quella di contribuire ogni anno, diciamo, a far conoscere le realtà artistiche calabresi più importanti. E quindi un festival che pensa davvero a tutti, anche appunto ai bambini, ce n'è per tutti i gusti. Lei citava prima l'Università Magna Grecia di Catanzaro. Io in un'intervista, una sua dichiarazione, ho letto che lei spera di inaugurare una proficua sinergia tra cultura cittadina e mondo accademico. Sì, questo corrisponde spiegare anche un po' alle finalità del sindaco Abramo, che appunto sta cercando proprio di fondere l'attività dell'Ateneo con quello della città, e non a caso appunto ho voluto che proprio l'inaugurazione della sezione Cibo e Arte del Festival avvenisse nella facoltà di sociologia appunto nel centro storico di Catanzaro, perché ritengo che veramente sia una importantissima questa sinergia tra il mondo culturale, il mondo imprenditoriale appunto, e la cultura che è rappresentata dall'università e dalla sua attività di ricerca. E quindi è importante anche che l'università si apra al territorio, e devo dire che con il rettore Quattrone sicuramente questo tipo di lavoro andrà avanti, perché sarà proficuo appunto per entrambe le realtà, sia per il mondo accademico che per quello civile e culturale catanzarese. Certo, rafforzando proprio questo legame tra il festival e le istituzioni, esatto, anche le associazioni proprio. Esatto, anche del per territorio. Coinvolgere maggiormente gli studenti universitari, non solo in questi approfondimenti culturali, ma anche poi nella vita culturale cittadina, negli spettacoli che si tengono nel Politeama. Quindi ecco, cerchiamo di allargare e di migliorare proprio i rapporti e la fusione appunto tra questi due mondi, che finora forse sono stati troppo distanti. Troppo distanti. Ecco, facciamo un po' di storia del Festival d'Autunno. Nasce 13 anni fa. Sì, perché nasce con l'intento proprio di... Come festival barocco, perché io sono pianista e cembalista e avevo desiderio appunto che la musica barocca venisse conosciuta anche in Calabria. All'epoca appunto studiavo e suonavo a Milano, dove c'è una, così come nell'Europa centrale, c'è una grande tradizione appunto della musica barocca, e quindi appunto abbiamo iniziato nel 2003 col proporre la musica di Purcell, i sonetti di Shakespeare, musica e danza barocca. Ecco, veramente le prime tradizioni del festival sono state molto particolari e rimangono uniche comunque nel panorama del Sud Italia. Era l'unico festival barocco che esistesse. Siccome poi si è evoluto diciamo, ecco, man mano siamo passati poi dal 600 al 700, all'800, fino ad arrivare al 900 e quindi alla contemporaneità, e abbiamo pensato poi ogni anno di far evolvere il festival, il cartellone, proponendo sempre delle sezioni nuove. Ad esempio la sezione collaterale del festival di approfondimento c'è dal 2009, viene rinnovata ogni anno, e devo dire che difficilmente in questi 13 anni la programmazione si è ripetuta, nel senso che ci siamo sforzati ogni anno appunto di proporre artisti nuovi, tematiche nuove, affinché il Festival d'Autunno avesse sempre un appeal diverso per il suo pubblico. Siamo molto fieri di avere infatti un pubblico fidelizzato, ma di riuscire ogni anno ad interessare sempre nuovi target, e soprattutto il nostro target appunto va dai bambini agli adulti, alle persone in età molto avanzata, e soprattutto siamo, ecco, molto felici di riuscire a proporre degli eventi unici che ci assicurano così un pubblico proveniente veramente da tutto il Sud Italia.
Ecco, appunto, diceva, si cercano sempre artisti nuovi, eventi particolari, eventi unici, però si cerca poi di valorizzare sempre, come state facendo voi quest'anno, gli artisti della propria terra, cosa che si fa. Poi in Calabria c'è un ritorno anche attraverso queste manifestazioni che riguardano la musica popolare, quindi c'è proprio un ritorno alle radici, alle tradizioni, c'è bisogno evidentemente proprio di ritornare alla valorizzazione della propria cultura. Sì, ma infatti in questa edizione del festival è inteso proprio la valorizzazione della cultura calabrese e del Sud Italia, perché la tradizione calabrese, ad esempio, si fonde moltissimo con quella pugliese, abbiamo la stessa matrice, abbiamo anche la musica, diciamo, è similare, i nostri artisti, diciamo, hanno gli stessi comuni denominatori, quindi ho voluto allargare, ecco, dalla Calabria a tutto il Sud Italia proprio per quest'opera di valorizzazione, quindi accanto agli artisti famosi, appunto, come Battiato, Albano, ho voluto proprio inserire, diciamo, la collaborazione con artisti che speriamo lo diventeranno, come è stato anche per gli anni passati, perché ritengo che sia importante sia contribuire alla divulgazione degli artisti calabresi, ma anche alla nostra cultura e alla nostra tradizione calabrese. E non peraltro nella sezione Cibo e Arte, appunto, abbiamo proprio degli appuntamenti dedicati proprio alla conoscenza della tradizione calabrese, che praticamente è poco conosciuta, non è soltanto, noi non ci riferiamo all'alimentazione, ma proprio alle tradizioni, ecco, che per troppo tempo forse sono state abbandonate o non avevano una dignità culturale. E proprio in quest'ottica invece della valorizzazione delle nostre radici ho voluto inserire Letterio di Francia, perché è importante contribuire alla divulgazione del passato calabrese e delle figure culturali di rilievo che abbiamo avuto. Letterio di Francia era famosissimo il secolo scorso e praticamente sconosciuto oggi, quindi in questo appunto penso che abbiamo svolto un'opera meritoria, portando, ecco, anche nelle scuole la divulgazione di queste fiabe, quindi contribuendo a far conoscere questo protagonista, appunto, della Calabria dell'Ottocento. Ecco, lei è una musicista e insegna anche, visto appunto questa esplosione di musica popolare, di tarantelle, della lira, di questi strumenti proprio che accompagnano questo tipo di musica e che fanno parte appunto di una cultura, di una tradizione locale. Lei non insegna, mi sembra, questo tipo di strumenti. No, insegno musica classica. Lei insegna musica classica, quindi pianoforte. Esatto. E sì. Lei lo farebbe, comunque si cimenterebbe. Ma io ritengo che c'è, allora, Festival d'Autunno è stato sempre caratterizzato dalla fusione di tutti i generi musicali, nonostante io abbia una formazione accademica, però ho sempre riconosciuto a tutti i generi musicali piena dignità. E ritengo anche, anzi, che sia importantissimo il lavoro svolto in Puglia, ma anche in Calabria, per la musica popolare, perché la musica popolare rappresenta proprio le nostre radici, e quindi l'opera di andare alla riscoperta e alla divulgazione di queste musiche che altrimenti andrebbero perse e di repertoriarle, penso che sia veramente un'opera da incoraggiare. In Calabria abbiamo gruppi che se ne occupano con successo ormai da decenni, quindi ecco, molto è stato fatto in questo senso ed è veramente una cosa importante, poiché consente di tutelare il nostro patrimonio appunto musicale, che altrimenti andrebbe disperso. Anche se poi è una mia opinione personale, ma insomma c'è un po' un abuso anche, perché, nel senso che poi sorgono questi gruppi di musica popolare, si svolgono anche queste manifestazioni, soprattutto d'estate, all'interno di ogni paese, dove si sente soltanto un monosuono, cioè la tarantella, quindi magari c'è un abuso in questo senso. Sì, nel senso che comunque i gruppi seri sono pochi e bisogna sforzarsi di andare al di là del folklore, ma certo, questo richiede una preparazione accademica di base, poter, certo, diciamo, fare una ricerca etnomusicologica, che pure comunque resta fondamentale se si vuole catalogare e tramandare la nostra musica popolare. Che si è capito che poi è un tipo di musica che comunque attira, catalizza veramente tante persone, riempie la piazza.
Però giustamente ci vuole poi anche una selezione, secondo me. Sì, e poi oltre alla musica, ecco, mi soffermerei anche sui testi. Ad esempio nel concerto di Castrignano, quindi La notte della Taranta, a parte la musica travolgente che porta a ballare, a divertirsi, ma ascoltare i testi è molto interessante perché sono testi collegati al lavoro, alla dura vita della terra, all'amore, quindi assolutamente raccontano i sentimenti di un popolo e forse bisognerebbe partire dai testi per la riscoperta delle nostre radici. Ah, bello. E quindi diamo comunque l'appuntamento per sabato 24 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Politeama di Catanzaro con Franco Battiato. Poi gli altri appuntamenti comunque avremo modo anche noi come emittente di pubblicizzarli nel corso poi durante poi appunto la rassegna. Ecco, io volevo concludere con lei perché è anche direttore artistico del Teatro Politeama. Comunque Catanzaro da sempre è, attraverso il suo teatro, attraverso tutte queste belle manifestazioni culturali che si svolgono, è un polo proprio di cultura, e quindi anche qui c'è una stagione teatrale in corso e anche un polo di attrazione non indifferente. Sì, ci sforziamo di esserlo. In questo momento anche il Teatro Politeama, appunto, al Teatro Politeama è in corso la rassegna Musica e Cinema, che appunto inaugura la stagione teatrale. Abbiamo già avuto due spettacoli di grande successo, uno La Dolce Vita e l'altro appunto Montesano Canta Trovaioli, perché Musica e Cinema appunto è legato alle colonne sonore dei film. E l'ultimo spettacolo previsto appunto sarà quello con Peppino Di Capri il 13 novembre, quindi ogni sabato a Catanzaro appunto ci sarà un grande evento musicale, a partire da sabato prossimo 24 con Battiato, poi il 31 con Albano, il 7 con James Senese e Napoli Centrale gli Osanna e il 13 con Peppino Di Capri. Ecco, l'unica nota stonata, se possiamo chiamarla così, è questa notte piccante che a Catanzaro è saltata, non si è svolta quest'anno. È giusto una parentesi piccola per concludere. Ma l'idea è quella di proporre nel corso dell'anno vari appuntamenti che appunto possono sostituire quella che era forse una kermesse anche abbastanza caotica. Quindi al posto di una appunto si è preferita, l'amministrazione comunale ha pensato appunto di proporne diverse in modo che non si esaurisca tutto l'interesse ad una sola notte, ma il centro storico ha bisogno di essere rivitalizzato per tutto l'anno, quindi anziché una speriamo che ce ne siano molte altre per i prossimi mesi. Bene, allora noi diamo comunque l'appuntamento, come dicevamo prima, sabato prossimo, il Festival d'Autunno in pieno svolgimento con i vari appuntamenti di cui abbiamo parlato, le sezioni collaterali, quindi c'è veramente tanto contenuto, tanti contenuti e ancora tanti appuntamenti da gustare, tanta musica e tanta arte, ma non solo. Che i telespettatori comunque potranno scoprire anche guardando il nostro sito www.festivaldautunno.com, dove appunto troveranno la presentazione dei vari spettacoli, la presentazione delle conferenze che ricordiamo sono in corso. Adesso ci sarà giovedì in biblioteca comunale l'appuntamento dedicato al cinema alle 18 e poi venerdì appunto quello dedicato al business del gusto con le industrie agroalimentari e i più importanti imprenditori calabresi. E potranno anche leggere le recensioni, guardare le foto, vedere i video degli spettacoli che ci sono già tenuti e infine acquistare online il biglietto degli spettacoli. Quindi veramente consiglio di andare a dare una sbirciatina al nostro sito festivaldautunno.com. Quindi arte, musica, cultura, in una parola Festival d'Autunno. Ringraziamo Tonia Santacroce e noi avremo modo di parlare ancora dei prossimi appuntamenti. Grazie, buona serata e buona serata a tutti voi. Grazie, buona serata.